In aumento l'inflazione annua nell'area euro. A dicembre, in base ai dati preliminari diffusi da Eurostat, l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un incremento del 2,9% rispetto al più 2,4% di novembre. La crescita dei prezzi nell'ultimo mese del 2023 è legata in particolare a cibo, alcol e tabacco, oltre il 6%, a seguire servizi, beni industriali non energetici ed energia. Tra i 20 paesi dell'area euro, l'Ufficio Statistico Europeo prevede che Slovacchia, Austria e Croazia avranno i tassi di inflazione più elevati, i più bassi invece in Italia e Belgio, 0,5% ciascuno, Lettonia e Paesi Bassi, 1%. Sono in calo, sempre secondo Eurostat, i prezzi alla produzione industriale, meno 0,3% nell'area euro e meno 0,2% nell'UE. Le maggiori diminuzioni annuali nell'Unione Europea sono state registrate in Belgio, meno 18,7%, e Italia, meno 16,3%. Gli aumenti più elevati sono stati osservati invece in Lussemburgo, Slovacchia e Slovenia. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha fissato i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande relative alla misura scoperta imprenditoriale. L'iniziativa ha come obiettivo il sostegno dei progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale delle piccole e medie imprese di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, coerenti con le aree tematiche della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente. Le risorse stanziate dal MIMIT ammontano a 300 milioni. Dal 7 febbraio le imprese che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e i centri di ricerca potranno inviare le istanze per l'accesso agli incentivi allo sportello online di Mediocredito Centrale, gestore della misura per conto del Ministero. I progetti, da realizzare in forma collaborativa, devono prevedere spese e costi ammissibili del valore compreso tra 1 milione di euro e 5 milioni. Oltre al finanziamento agevolato, gli incentivi saranno concessi nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata sulla base della dimensione dell'impresa proponente. 35% per le imprese di piccola dimensione, 30% per quelle di media dimensione, 25% per le imprese di grande dimensione. Agli organismi di ricerca sarà concesso un contributo diretto alla spesa pari al 60% dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriali e pari al 40% di sviluppo sperimentale. Nel 2022 le aziende agrituristiche attive sono 25.849, in aumento dell'1,8% rispetto al 2021, secondo quanto rileva l'Istat. Nel 2004 erano poco più di 14.000, oggi il loro numero è pressoché raddoppiato. Il tasso di crescita medio annuo è del 3,8%. Sempre nel periodo 2004-2022 aumentano le strutture con il servizio di degustazione. Nel 2022 il valore corrente della produzione agrituristica è di poco inferiore a 1,5 miliardi e contribuisce per il 4% alla formazione del valore economico dell'intero settore agricolo, sul quale gli agriturismi incidono per poco più del 2%. Rispetto al 2021 il valore economico del comparto aumenta del 30% e sembra avere così superato la forte flessione dovuta alla crisi sanitaria da Covid-19. Il 76% dell'intero valore economico è prodotto dalle aziende del nord-est e del centro. Ben al di sotto si posizionano il nord-ovest, il sud e le isole. Questo divario territoriale, tuttavia, è bilanciato da una crescita omogenea in tutte le macro aree geografiche che, rispetto allo scorso anno, è del 32% per il nord-est, del 30% per il nord-ovest, il sud e le isole e il 28% per il centro. Nel 2022 le nuove attivazioni sono 1.386, la permanenza sul mercato delle aziende al 2022 è in media di 11,4 anni. Il governo Meloni ha approvato uno dei decreti che definiscono il calendario fiscale per il 2024 e alcune novità significative sono state confermate. Ad esempio, l'anno prossimo la dichiarazione di redditi precompilata sarà un'opzione anche per le partite IVA. In più, il fisco non potrà inviare lettere ai contribuenti né ad agosto né a dicembre e la data per presentare la dichiarazione dei redditi sarà
ahimè, anticipata per tutti al 30 settembre, praticamente subito dopo le ferie.